Magici ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Magicolo e oggi sono qui per farvi vedere appunto che io sto usando Ubuntu Desktop, un sistema operativo che un sistema operativo Linux che penso sia uno dei più facili e uno dei più comunque famosi al mondo. Alcuni da quello che ho visto non sono neanche così soddisfatti di Ubuntu, però vi posso dire che per quanto io conosca poco, ecco, gli ambienti Linux, ho deciso di provare Ubuntu Desktop per sostituire il mio Windows 8 e appunto mi sta riuscendo alla grande perché comunque sta facendo tutto quello che a me serve per sostituire appunto Windows. È un ambiente molto semplice, molto veramente molto molto semplice. Lo sto usando da 3-4 giorni, adesso non mi ricordo neanche. L'unica nota negativa è che ho problemi con Steam che non riesco a proprio a rimuovere, però ho scoperto che c'è un bug con la 15, con Ubuntu 15. Adesso vi faccio vedere comunque dov'è. Ecco, Ubuntu 15.04. Questo qui è il mio processore, Intel Quad CPU. La grafica, anche se dovrei installare la grafica di Nvidia, adesso non so neanche come cavolo si faccia, però vabbè, lascio perdere. Abbiamo gli aiuti, ovviamente, l'aiuto di Ubuntu, la guida in linea, in pratica sarebbe, credo, una cosa del genere, come Windows. Ok, poi abbiamo ovviamente qui, come se fosse la barra delle applicazioni di Windows, abbiamo il calendario, l'orario, l'audio, abbiamo la possibilità di comunque creare il nostro MP3 e qui ovviamente sto registrando con Kazam, che è un software, un programma che ho scaricato. Questi qui sono tutti comunque software, qui possiamo cercare tutti i nostri software all'interno del computer. Abbiamo Firefox ovviamente preinstallato. Ovviamente è consigliabile veramente usare Firefox. Qui si può fare la ricerca, ovviamente. Ecco qua. Cerchiamo Magicolo. Qui abbiamo un po' di risultati, ovviamente. Ricerca comunque molto veloce. Abbiamo poi per sostituire Microsoft Office questo software che si chiama LibreOffice, che abbiamo Writer che sarebbe Word, Calculator che sarebbe Excel e Impress che sarebbe quell'altra cosa che non mi ricordo. Poi abbiamo, diciamo, lo store, software center di Ubuntu dove possiamo scaricare tutti i programmi che sono ovviamente fatti apposta per Ubuntu, per Linux e assolutamente tutti che non hanno virus. Questa è la cosa perfetta di Linux, non ci sono praticamente virus a meno che uno non fa delle cazzate. Ho scaricato OpenArena, SuperTux e qui c'è il cestino ovviamente che ci dice cosa abbiamo eliminato. Non ho eliminato niente. Col tasto destro possiamo cambiare lo sfondo, possiamo fare un bel po' di cose ragazzi. Lo sfondo del desktop, qui ci sono un po' di cose preinstallate e niente. A parte questo, comportamento, possiamo scegliere anche cosa può fare il nostro Ubuntu Desktop e niente, volevo solo farvi vedere il desktop di Ubuntu, tanto per farvi capire che io al momento ho terminato la mia avventura con Windows 8 e userò Ubuntu almeno sul computer di casa. Termino la registrazione e se avete delle cose da dirmi, anzi adesso dovrò andare anche a vedere cosa devo fare la prima volta che uso Ubuntu e per questo comunque vi ringrazio per avermi seguito con Windows 8, ma mi sono rotto le palle. Grazie a tutti e arrivederci a una nuova puntata. Ciao a tutti.